Sono le capre del mio cognato. Lo mio cognato. Guardate che belle. Qui ce ne sono altre. Guardano fuori. Sono un po' curioso. Qua c'è il maschio, caprone. Guardate che bello esemplare. Bello, bello. Non ancora fatta da là. Qua c'è il suo cagnone. E altre curiose guardano. Sono curiosa, guardate come sbirciano fuori da tutti i buchi possibili e immaginabili, che non mi conoscono. Guardate, guardate, è furba che è. Mio cognato. Ecco. Questa è la cascina dove tiene gli animali. C'è il pollaio, c'è un po' contro sole, giù c'è l'altro cagnone, un lessi un po' vecchio, e anche da lì cravo, qui c'è il pollaio, qui ce ne sono altre, non so se c'è luce abbastanza, ma credo di sì. Ecco. Quella bianca e nera, che bella. Un po' scurino, ma... Questa è una bernese. Bella. Ciao cara. Bella, bella, bella. Come si fanno accarezzare? Lo conoscono. Sono qua nel grande, stanno bene, stanno benissimo. Ecco, mi giro. Questo è un deposito di munizioni. Munizioni di polvere pirica. Quelle che usano per far saltare in aria i massi. Questa è una piantagione di kiwi, data come grossa. Lì c'è una centrale elettrica. Ecco, quella è una centrale elettrica. Vedete che sul muro ci sono dei proiettili. Poi di sotto ci dovrebbe essere scritto qualcosa, se mi sembra ben di ricordare, no? Però, con la testa che ho io, vediamo, qui c'è una cosa del genere, un ingranaggio, questo è come un mulino, e qui c'è fuori c'è il fiume che passa, e qua io mi ricordo che c'è scritto qualcosa, allora, cronistoria della famiglia Ripamonti nel ramo esplosivo, Ripamonti Pietro Antonio, 27-12-1842, Moltino 18-1903, ha prestato la sua attività presso la ditta Piloni Bernardo di Lecco, Ripamonti Antonio, la sua attività di Piloni Bernardo di Lecco, e poi trasferitosi a Ornavasso, dove la ditta Piloni gestiva un pelverificio, ora di proprietà della ditta Ripamonti, dottor Gian. E poi c'è tutta la cronostoria qua, che c'è davanti che questa roba non si riesce. Comunque qua, al di là dei proiettili, c'è questo. Nel 1898. Credo che qua sia molto chiaro. Ecco. Qui c'è il cavallino di mio cognato. Guardate che bello. Boom. È il prossimo filmato, eh?
Chao, chao.